No, è stata una partita equilibrata dove tutte e due le squadre hanno cercato di vincere, e a sprazzi meglio noi nel primo tempo, hanno avuto anche qualche occasione loro, è stata una bella gara. Nel secondo tempo le due squadre hanno provato comunque a vincere, non ci siamo riusciti noi, non ci sono riusciti loro, quindi merito comunque di tutte e due le squadre che hanno offerto secondo me una buona prestazione. Anna Soloschi per noi è un giocatore molto, molto importante, e la sua assenza ci manca come giocatore, ma Moreo e Puskas hanno comunque fatto un'ottima gara. Abbiamo giocato molto bene in avanti, sia in fase offensiva che in fase difensiva, e abbiamo trovato il gol con un'ottima azione da parte di tutti gli attaccanti, quindi sono contento, ripeto, per la prestazione, logicamente un po' meno per il risultato, ma non è facile venire qui a Spezia e giocare come abbiamo giocato noi. Ma noi siamo anche da 11 partite imbattuti, quindi i campionati si vincono anche attraverso le partite che non riesci a vincere ma che non le perdi, quindi è un punto comunque positivo. E abbiamo adesso l'opportunità da 3 giorni di riprenderci questi punti contro l'Ascoli, che verrà a Palermo per cercare di fare lo sgambetto alla prima della classe, e noi dovremo essere bravi a conquistare l'intera posta in palio. Iaia è un giocatore di categoria superiore, molto forte. Teniamoci le belle prestazioni e teniamoci il fatto che la squadra sia in casa che fuori riesce sempre a trovare la via del gol, e dobbiamo fare qualcosa in più in casa, perché a oggi quei punti che ci mancano sono per le partite che in casa non abbiamo vinto, quindi mi auguro anche di trovare un pubblico un po' più presente, perché è molto importante, e spero che con l'Ascoli ci sia una cornice di pubblico importante, che questa squadra lo merita. Stiamo andando bene, ma è ancora lunga, dobbiamo continuare così, con equilibrio sia fuori dal campo che in campo, e i risultati arriveranno. Sì, è importante che abbiamo portato un punto a casa. Dopo siamo venuti qua per vincere, ma sapevamo di avere una squadra forte che si fa forte in casa, soprattutto in un campo stretto come questo. Siamo un po' arrabbiati per non portare 3 punti a casa, ma sempre buono a questo punto, e siamo primi sempre in classifica. Sì, sono contento per lui, per quello che sta facendo, e ringrazio tanto a lui. Ci troviamo bene, si è visto, perché c'ha tutta la giocata, è stata una buona giocata per dopo concludere in gol. Ringrazio lui, come si impegna, come si allena, lui è uno che non dice mai una parola, e sono contento per lui, per questo momento che sta trascorrendo. Sì, auguro un buon Natale a tutti i tifosi di Palermo, a tutte le famiglie di giocatori, auguri a tutti.